Compie 40 anni la rassegna dell'artigianato del Pinerolese, ormai tradizionale appuntamento di fine estate. In questi giorni e fino alle 23 di domenica 11 nel centro storico di Pinerolo. Una mostra alla Sala Caramba del Teatro Sociale ne celebra i momenti più significativi. Nel 1977 si iniziò questo discorso di valorizzazione dell'artigianato del Pinerolese nell'ambito del museo etnografico, del museo civico etnografico, quello che attualmente ha ancora sede appunto in Palazzo Vittone. Nel 1975, quindi un paio di anni prima, una grande mostra etnografica che si chiamava Una civiltà al tramonto. E fu così l'avvio, la scintilla che provocò la valorizzazione dell'artigianato del Pinerolese. Contemporaneamente la Regione Piemonte avviò un discorso di grande interesse e di promozione dell'artigianato, e questo sfociò nella prima rassegna che noi tenemmo, in particolare grazie all'aiuto dell'amico Giovanni Visentin, che non c'è più. Procedemmo con l'utilizzo della ex caserma Fenulli, dove per ben 21 anni si tenne la rassegna. 40 edizioni sono un traguardo importante. La rassegna è entrata nell'età matura, ma chi conosce la capacità degli artigiani di esprimersi attraverso un linguaggio contemporaneo, pur restando nel solco della tradizione, scommette sul suo futuro. Assolutamente sì, la rassegna di Pinerolo, la rassegna dell'artigianato del Pinerolese può avere un grande futuro, almeno per i prossimi 40 anni, ecco, in quanto questa iniziativa che oggi si svolge nel centro storico cittadino, quindi è uscita dal 2002, è uscita dalle anguste sale dell'ex caserma Fenulli per svilupparsi nell'intera città, può ancora fare dei grandi passi, dei passi molto importanti. Sempre di più valorizzando il lavoro artigiano, perché questo è fondamentale, quindi la creatività, la capacità umana, l'ingegno, pur con i supporti tecnologici che oggi ci sono, sarà molto importante creare un gruppo di lavoro con tutti coloro che hanno partecipato anche all'attuale edizione, alla 40ª edizione, che ha comunque secondo me rappresentato già una svolta rispetto alle edizioni precedenti, per far sì che questa iniziativa abbia un grande interesse soprattutto turistico, non solo cittadino, non solo dell'Interland del Pinerolese, ma che possa avere grossi interessi sulla città di Torino e oltre, e ben oltre. Intanto sul campo la rassegna non ha tradito le aspettative. Come sta andando? Bene, per questi primi due giorni abbiamo avuto finora un buon riscontro di clientela. Ma queste sono vostre produzioni? Sì, sono produzioni artigianali. È soddisfatto dell'edizione di quest'anno? Sì, quest'anno è cambiata notevolmente, sia come organizzazione che comunque anche come qualità di artigianato.